Facciamo un attimo un po' di vita vissuta. Vita vissuta. Daniele, sono le 9:15, i turni cominciano alle 9. No, io sono l'unico che arriva puntuale. E palle, oggi c'ho il turno con Sandro Cerco. Grande Sandro, come stai? Tutto a posto? Anche la ragazzina. La ragazzina, per me non è niente. Allora ti si impasta la voce. Esatto. Adesso leggeremo un passo. No, adesso leggeremo un passo che Edoardo vi illustrerà. Diciamo che questa scena che farò con l'aiuto di Letizia, che doppia un personaggio che in realtà non è suo, però è una femminuccia, quindi era l'unica femminuccia qui dietro questo tavolo. Forse rispetto alle prime due scene che sono state lette, questa è sicuramente più breve e forse un po' più doppiaggesca, nel senso io e lei senza narratore, e quindi Sandro Cervo ci potrà anche dire: no, ma rifai per favore, che questa non va bene. Siamo sulla barriera e Jon Snow è a colloquio col Val. La seconda pagina, Val chiese, due punti aperte virgolette. Tu parti direttamente da dopo le virgolette. Va bene. Succede anche questo. La prima battuta è come se lavasse il piccolo mostro. E Daniele prima mi ha detto: credo che sia un cane. E lui mi fa: guarda, il piccolo mostro è tuo figlio. Come se lavasse. Di quando te ne sei andato è 3 volte più rumoroso. Quando vuole la tetta lo senti piangere fino dal forte orientale. Allora ti ho portato Tormund, come avevo detto, e adesso dovrò tornare nella mia vecchia cella. La tua vecchia cella è occupata. La regina Sylisa ha reclamato per sé la torre del re. Ricordi la torre di Ardyn? Quella che pare sul punto di crollare. È da un centinaio d'anni che dà quell'impressione. Ho fatto preparare il piano superiore per te, mia lady. Avrai più spazio che nella Torre del Re, anche se forse non starai altrettanto comoda. Nessuna l'ha mai chiamata il Palazzo di Ardyn. Da parte mia sceglierei sempre la libertà a qualsiasi comodità. Ti vuoi fare pietà? Ciao. Fai anche la tua, vai. Sarai libera di girare nel castello, ma purtroppo devi restare prigioniera. Ti prometto però che non sarai disturbata da ospiti indesiderati. La torre di Ardyn è sorvegliata dai miei uomini, non da quelli della regina. E Wun dorme nell'ingresso. Un gigante come protettore. Neppure Dalla potrebbe vantare un simile onore. E lì parte lo stacchetto. Lì parte lo stacchetto. Con l'uscio Dalla.